Ciao, mi chiamo Stefano e realizzo film mentali. Per me è stato un anno molto difficile, è stato un anno difficile per la salute mentale. Molti di voi sicuramente l'avranno intuito dal cortometraggio che ho fatto uscire il 29 settembre dell'anno scorso. Sta di fatto che ad agosto 2023 ho deciso la mia scuola da frequentare dopo le superiori e ho scelto l'Accademia di Belle Arti di Venezia, indirizzo scenografia e scenotecnica. Principalmente perché mi volevo allontanare dal mondo del multimediale e iniziare un percorso sul teatro. Da cosa nasce questa idea del teatro? Per molti anni ho frequentato teatro e ci farò una serie a riguardo. Per me teatro è stato moltissime cose nella vita. È stato un motivo per crescere, un motivo per riflettere sulla mia vita. E quando nella mia vita è venuto a mancare il teatro stesso mi ha fatto capire una cosa. Che quello era il mio mondo, che salire sopra un palco e recitare era il mio sogno nel cassetto, era quello il mio obiettivo. Magari moltissime volte siamo influenzati da quello che ci dicono i nostri genitori, da quello che ci dicono i nostri amici, dai nostri familiari, eccetera, eccetera. E non ascoltiamo magari quel sogno che abbiamo nel cassetto. E quel sogno non per forza è irrealizzabile, può essere anche la cosa più semplice al mondo, non per forza deve essere un sogno grande, ma ci fermiamo. E la cosa peggiore che può accadere è quando quello che ti ferma sei te stesso. Quindi facendo così, in poche parole, ti ritrovi a mettere in discussione te stesso. Ti metti a mettere in discussione quello che hai fatto durante gli anni, mettere in discussione obiettivi, mettere in discussione tutto. E in quei momenti, però, se riesci, se vuoi vedere quella luce, se riesci a vedere quella luce, la tua vita cambia. E verso i primi di marzo succede un episodio nella mia vita che non ci terrei a raccontare perché è un episodio molto privato, molto personale, ma che da tutto quello che ho provato, che è stato un qualcosa di negativa, ho capito un qualcosa di importante. Dovevo abbandonare l'accademia. Ho rivalutato così le mie scelte e ho capito che non mi interessava fare scenografia, quindi stare dietro le quinte a teatro, bensì mi piaceva stare sul palco, quindi la parte della recitazione. Ad oggi non so ancora che università andrò a frequentare a settembre-ottobre, che accademia di recitazione, in che città, in che luogo, in quale stato io starò, stato mentale, si parla ovviamente, ma so che vorrò fare quello nella mia vita. E giusto poche settimane fa mi è successo un episodio che mi ha svoltato la vita. Io ve l'ho già detto che le idee migliori mi vengono sempre la notte, no? E sì, voglio realizzare un mio spettacolo teatrale e sì, questa idea qua ce l'ho già in realtà in mente già da 2 anni. Mi ha aiutato a proprio capire che quel sogno lì ha bisogno di essere ascoltato e che forse quel bambino dentro di me ha bisogno
di sentirsi realizzato. Continuerò sicuramente con la strada di YouTube. YouTube per il momento è un modo per sfogare tutta la mia creatività. Non vi ho detto tutto appositamente perché io ho un obiettivo nella mia vita e questo obiettivo sarà nascosto. Sogna ragazzo, sogna. Ti ho lasciato un foglio sulla scrivania. Manca solo un verso a quella poesia. Vuoi finirla tu? Lo voglio scrivere, cancellare e riscrivere, strappare delle pagine, usare l'inchiostro invisibile per poterlo nascondere e non lasciarne traccia. Non so se sarà poesia oppure solo carta straccia, in fondo c'ho solo 20 anni, ma sai che cosa sento? Tutta la vita davanti eppure sto perdendo tempo. C'è chi corre perché scappa e poi chi corre perché insegue. Io corro perché solo quello mi fa stare bene. Salgo sopra questo palco per giocare con la vita, ma se mi si spezza il fiato, se poi spezzo la matita, più in basso è il punto di partenza, più alta è la salita, ma spero che il panorama valga tutta sta fatica. Non so che cos'è l'amore, ma a volte lo percepisco in un tramonto, uno sguardo, un disco. E se mi guardo attorno penso che son fortunato. Non so chi ha creato il mondo, ma so che era innamorato. Se devo pensare a me da bambino, mi viene in mente l'ombra, come un po' Peter Pan, no? Che ha la sua ombra. Per Peter Pan ha un altro significato sicuramente l'ombra, ma per me l'ombra è quello che noi siamo realmente.